Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare subito avanti con il primo libro sul transurfing, lo spazio delle varianti, primo libro di Vadim Zelan, e precisamente parlarvi del capitolo intitolato Le epidemie. Voi forse penserete, qui le linee della vita non possono centrare niente. Una persona si ammala perché è stata contagiata, e avete ragione. Ma solo affermando che la persona ha permesso di farsi contagiare. Non voglio dire che doveva andare in giro con la mascherina. Non l'avrebbe comunque aiutata. Non ci credete? Ebbene, da un punto di vista strettamente speculativo non lo posso dimostrare. Come del resto, non posso dimostrare niente di ciò di cui si tratta in questo libro. Del resto, nell'ipotesi di un'epidemia di influenza, anche voi non ve ne andreste in giro con la mascherina per verificare le mie parole, non è vero? Pertanto, dirò solo quello che so, e voi sarete padroni di crederci o meno. Dunque, scopriamo l'anamnesi di una malattia. La causa di una malattia è il vostro volontario consenso a prendere parte al gioco che si chiama epidemia. Tutto incomincia quando sentite dire in giro che da qualche parte si è scatenata un'epidemia. Tutte le persone normali sanno che l'epidemia si trasmette per via aerea, quindi voi, come ogni persona normale, ammettete tranquillamente l'eventualità che tutti possano essere contagiati. In testa turbina già lo scenario della malattia. Vi immaginate con la febbre, vi vedete già starnutire e tossire. È fatta, da questo momento siete già in gioco. Poiché emettete energia mentale alla frequenza del pendolo distruttivo. Inconsciamente cercate già la conferma dell'avanzare dell'epidemia e la vostra attenzione comincia a lavorare selettivamente. Intorno a voi vedete persone che starnutiscono, ovvero prima non le notavate anche se c'erano, ma adesso sì. Al lavoro e a casa di tanto in tanto qualcuno parla dell'influenza. Ovunque trovate nuove conferme della vostra supposizione, cioè del fatto che l'epidemia sta avanzando, anche se voi apposta non cercate conferme e il tema più di tanto non vi preoccupa. Pare quasi che le circostanze avvengano da sole. Ciò perché, se all'inizio del gioco vi eravate sintonizzati sulla frequenza del pendolo distruttivo, poi il legame è diventato via via più forte, indipendentemente dalla vostra partecipazione consapevole. Se poi non siete così contrari ad ammalarvi o siete propensi a non aver scampo, significa che siete già un sostenitore attivo del pendolo. Si può anche verificare il caso contrario. Avete deciso di non ammalarvi e vi siete persuasi di essere assolutamente sani e di non correre alcun rischio. Anche questa volta però non ne verrà fuori niente. State comunque pensando alla malattia e quindi emettete energia alla frequenza della malattia. Direzionare i pensieri a favore o contro la malattia non ha nessuna importanza. In altri termini, se cercate di convincervi che non vi ammalerete, significa che fin dall'inizio ammettete questa possibilità. Quindi non vi aiuterà alcuna persuasione del contrario. Le parole dette ad alta voce smuovono semplicemente l'aria. Le parole dette tra sé e sé non sono invece niente, mentre la fede è un'energia potente, anche se non ha voce. Giunti a questo livello, non vi salverete dall'epidemia nemmeno se correte a farvi vaccinare. Vi ammalerete lo stesso, in una forma o in un'altra. Il primo sintomo della malattia vi porrà di fronte a una scelta: cedere alla fin fine alla malattia o no. Voi opporrete una debole resistenza e vi rassegnerete poi ad ammalarvi. Questo esito apporterà una correzione definitiva alla vostra emissione di energia e vi trasferirete sulla linea della vita dove la malattia si manifesta pienamente. Il passaggio indotto è iniziato nel momento in cui avete accettato il pendolo malattia. Se veramente ve ne infischiate, il passaggio non avverrà. Analogamente, se siete in vacanza, non siete in contatto con nessuno, non ascoltate le notizie e non sapete niente dell'epidemia, il pendolo non vi toccherà, affonderà semplicemente nel vuoto. Vi siete mai chiesti perché i medici non vengono contagiati dai malati? Molti di loro lavorano anche senza protezioni. Non è perché sono vaccinati, tanto più che non ci si può vaccinare contro tutte le malattie.
Il fatto è che i medici giocano attivamente al gioco del pendolo malattia, ma il loro ruolo è un altro. Per analogia, provate a seguire il comportamento delle hostess in aereo. Queste buone fate raccomandano insistentemente a tutti di legare le cinture. Loro invece volteggiano per l'aereo come se in caso di avaria potessero librarsi in aria alla maniera del colibrì. Bene. E allora come si spiega la situazione dei lattanti infettati dall'AIDS? Anche loro emettono energia da passaggio indotto? Si chiederà il lettore. Innanzitutto stiamo analizzando la questione dell'epidemia come tendenza. In secondo luogo, non sto cercando di dimostrare che non esista alcun tipo di contagio, ma solo che esiste l'emissione mentale alla frequenza della malattia. Il transelfing non è né un dogma né l'istanza ultima della verità. Non bisogna erigere ad assoluto nessuna idea, si può solo prendere atto di alcune regole ricorrenti. La verità è sempre da qualche parte qui vicino, ma dove precisamente non si sa. Bene amici, che dire? Se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale. E ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo. Non mancate. Ciao!